Siti lungo la costa di Torre del Greco, siamo a bordo della motovedetta della Capitaneria di Porto CP549 con il comandante della Capitaneria Marco Patrick Mincio. Parliamo delle bellezze e delle criticità di questa costa e delle attività promosse come di consueto dalla Capitaneria per garantire la sicurezza di bagnanti e diportisti nel corso della stagione balneare. Abbiamo cominciato a fare l'attività propedeutica che facciamo tutti gli anni, quindi stiamo facendo le verifiche presso gli stabilimenti, le verifiche consuetudinarie alle quali si aggiungono chiaramente degli aspetti che sono più che altro legati all'emergenza, allo stato emergenziale in cui ci troviamo. Questa attività chiaramente la facciamo come d'abitudine in piena sinergia ed armonia con le altre istituzioni e le altre forze dell'ordine e di conseguenza stiamo ottenendo degli ottimi risultati, sia in termini di violazioni che sono piuttosto basse, sia anche in termini di ricettività da parte della popolazione che tutto sommato ha capito che è importante ancora mantenere una certa serietà nel evitare assembramenti, nell'evitare di attuare quei famosi comportamenti che possono mettere a rischio non solo la propria incolumità ma anche di quella delle persone con le quali viviamo. Quindi c'è il rispetto delle normative sia da parte dei titolari degli stabilimenti che dei cittadini? Sì, tutto sommato abbiamo trovato un riscontro direi positivo, speriamo che questi controlli continuino ad avere questo tenore e controlli che poi noi comunque ripeteremo durante il mese prossimo proprio per garantire che gli standard e le disposizioni emesse dalle autorità nazionali e regionali siano effettivamente rispettate e confermate. Il vostro compito è quello di garantire la sicurezza in mare, la salvaguardia della vita umana, sono molteplici le attività che rientrano nell'operazione Mare Sicuro. Sì, sono delle attività che abitualmente facciamo, per cui la stagione Mare Sicuro anche quest'anno si sta svolgendo con un'attività di pattugliamento costante delle acque, pattugliamento delle acque e pattugliamenti terrestri, quindi con delle autopattuglie proprio finalizzata al rispetto di quelle che sono le norme di basilari che poi alla fine ci devono consentire, che non devono essere viste come una limitazione della propria libertà personale, ma devono essere viste come delle misure volte a salvaguardare la propria incolumità, la propria e quella delle persone con le quali dividiamo questo mare che è splendido e che quindi deve restare tale. E vogliamo che per tutti sia una stagione indimenticabile e che non sia invece offuscata da eventi tragici. Purtroppo anche quest'anno stiamo registrando più che altro intorno
l'area di mia competenza dei fatti di cronaca che tutti sappiamo, a volte dovuti alla noncuranza di quelle che sono le norme basilari, soprattutto la condotta dei mezzi nautici. Ricordo che un mezzo nautico, qualsiasi esso sia, non è come un'autovettura o un motorino. Qualsiasi problema a mare può avere dei riscontri e può creare delle situazioni di emergenza anche molto gravi. Odierna la centrale operativa della Capitaneria è arrivata una segnalazione per un presunto inquinamento delle acque. Qual è la procedura? Che cosa fate a seguito della segnalazione ricevuta? Allora, appena riceviamo l'informazione cerchiamo intanto di contestualizzarla all'interno del territorio per capire un attimino quale possa essere la fonte, e fermo restando che a volte sono delle segnalazioni che chiaramente non danno adito a riscontri reali. Comunque noi per default partiamo considerando tutto reale. E di conseguenza l'attività, se abbiamo già il mezzo in mare, implica il dirottamento dell'unità per fare le verifiche. Verifiche che chiaramente comporteranno un campionamento della zona di mare interessata dal presunto inquinamento. Campionamento che poi di acqua che poi verrà analizzato grazie all'Agenzia Regionale per l'Ambiente della Campania, ovvero per verificare la presenza di sostanze inquinanti, la loro natura e la loro fonte. Questa è la partenza. È chiaro che se poi questi inquinamenti dovessero dare dei riscontri e dei risultati di una certa gravità, tutto ciò implicherebbe poi l'avvio di procedimenti che potrebbero chiaramente innescare attività di polizia giudiziaria. Noi diciamo che sul territorio cerchiamo di fare questa attività in forma ordinaria, alla quale però stiamo sovrapponendo un'attività di studio più importante e capillare, fatta con altri mezzi. Qualche settimana fa abbiamo richiesto l'intervento di un elicottero della Guardia Costiera proprio per utilizzare la sensoristica dedicata per verificare la presenza di fonti inquinanti su tutto il litorale, e devo dire che da una prima analisi sicuramente la situazione è molto più positiva di quello che tanti cittadini possono immaginarsi, anche perché spesso la presenza di schiume sulla superficie marina non è detto che sia inequivocabilmente legata ad un inquinamento. Potrebbero essere delle fioriture algali e anche lì quindi devono essere fatti gli accertamenti del caso. Sicuramente quello che chiedo, la mia rinnovata richiesta a tutta la popolazione, a tutta la cittadinanza, è quella di cercare di farci anche partecipi attivi tutti quanti noi nel trattare bene questo mare. E il mare si comincia a trattare bene già da un comportamento corretto a terra, un comportamento corretto nella gestione dei rifiuti, rifiuti che noi spesso troviamo sulle spiagge, nell'area portuali, e che purtroppo, oltre a dare un chiaro sintomo insomma di scarso senso civico, possono diventare poi un inquinamento diretto delle acque marine, perché quelle bottiglie di plastica, quelle bottiglie poi con le situazioni, con le onde vengono trascinate in mare, e di conseguenza poi si formano degli accumuli di queste sostanze che sia sui fondali che sulle superfici. Quindi richiedo a tutti di fare, prima di buttare un bicchiere di plastica, prima di buttare una lattina, di pensarci un attimino a quello che si sta facendo, all'inquinamento che verosimilmente poi si creerà, anche se non si sta buttando direttamente a mare, bisogna cominciare a pensare che quella bottiglia di plastica prima o poi ci arriverà.
Il Golfo di Napoli è uno dei golfi più belli del mondo e secondo me è giusto che rimanga tale, quindi evitare assolutamente questo tipo di comportamenti. Lo dico anche ai giovani, perché spesso e volentieri sono proprio più giovani quelli che sono più, come dire, sono i meno sensibili a questa problematica, e siccome il futuro è loro e questo golfo è prima di tutto loro, perché il golfo io lo vedo sempre in un'ottica prospettica, quindi sicuramente ci appartiene a tutti, ma sicuramente appartiene di più alle future generazioni, sono proprio le future generazioni che se ne devono fare carico. Salvaguardare il mare, salvaguardare queste bellezze che sono alle nostre spalle, qual è il decalogo proprio per garantire la sicurezza in mare? La sicurezza in mare è, diciamo che sicuramente riguarda sia l'aspetto di chi semplicemente si va a fare il bagno, quindi il classico bagnante, sia per il diportista, sono le due figure, i due pilastri, diciamo, dell'attività balneare. Di conseguenza mi rivolgo innanzitutto ai bagnanti, ricordando che il mare non è una piscina, il mare comunque offre delle peculiarità, delle bellezze, ma anche dei rischi. Dei rischi che si possono tranquillamente gestire con un corretto approccio a quello che è l'ambiente marino. Quindi chiedo di evitare di arrivare nelle ore più assolate, di evitare di quindi sulle spiagge, di evitare di fare il bagno quando si è troppo accaldati, oppure una situazione psicofisica che non sia ottimale. Mi raccomando di rispettare le distanze dal bagnasciuga, di conseguenza le distanze per la balneazione sicura, non allontanarsi troppo dalla costa, cercare sempre di fare le attività consentite nei luoghi consentiti, il che vuol dire evitare di andare a fare la pesca subacquea nelle fasce deputate invece alla balneazione, o peggio ancora navigarvi con imbarcazioni. Questo perché appunto diventa un pericolo per se stessi e per gli altri. Per i diportisti la questione è analoga, come dicevamo prima, l'imbarcazione non è un'autovettura, anche semplicemente ricordarsi, o meglio dimenticarsi, di guardare quanto carburante si ha a bordo può diventare un problema serio, e anche quest'anno purtroppo se ne sentono di persone uscite in mare che purtroppo sono rimaste in mezzo al mare per aver finito il carburante, e questa cosa può creare dei problemi, perché magari non si è sotto copertura di cellulare, è difficile rintracciare le imbarcazioni perché non sono individuabili magari al GPS, e di conseguenza è tutta un'attività, si innesca poi tutta un'attività di ricerca e di soccorso che ha dei costi, vivi, sia economici, sia in termini di mezzi, e soprattutto si sottrae un mezzo di soccorso a dei potenziali soccorsi reali e molto più gravi, semplicemente per un comportamento che non era in linea con quello che è previsto. Quindi massima sicurezza, safety is paramount, come dicono gli inglesi. Ricordiamo che c'è un numero verde al quale è possibile segnalare ogni emergenza ed ogni problema. Assolutamente sì, chiaramente ricordo sempre il numero di pubblica utilità 1530 che ci accompagna da tanti anni, e che quindi anche quest'anno sarà il miglior amico del diportista e il miglior amico del bagnante. Dall'altra parte, dall'altro capo del telefono, non c'è una persona che semplicemente gestisce la questione come una pratica burocratica, ma cerchiamo di metterci il cuore, il buon senso, e soprattutto noi siamo un ente che ha nel DNA l'aspetto del soccorso, quindi il nostro obiettivo è sempre salvare vite. Aiutateci a farlo nel migliore dei modi.